Ragazzi e ragazze, siamo qua per un'altra ricetta. Oggi andiamo a fare una ricetta che sarebbero spuntini sani, seppur abbastanza golosi, però sono comunque sani per la mezza mattinata, soprattutto dopo la nostra attività fisica. Quindi, siccome io faccio l'attività fisica al mattino, è meglio lo spuntino della mattina, non quello del pomeriggio, perché poi il pomeriggio semmai si va a camminare meno, si fa meno attività, ci si dedica a altre cose. Quindi nel mio caso è meglio il mattino dopo l'attività, così ho il rinforzo energetico. Stiamo parlando di barrette di riso soffiato al burro di arachidi, però quello naturale, quello fatto in casa. Sotto nei video trovate anche il burro di arachidi fatto in casa. Si fa esclusivamente con il frutto arachide, con l'arachide solamente. Non si va ad aggiungere olio, non si va ad aggiungere zucchero, non si va ad aggiungere sale, non si va ad aggiungere burro, nulla. Solo con l'olio naturale che rilascia il nostro frutto, in questo caso gli arachidi. Io l'ho tirato fuori già un quarto d'ora prima, perché come sapete io ce l'ho e lo conservo in frigorifero perché dura di più, visto che abbiamo anche le temperature belle alte. Basta tirarlo fuori circa un quarto d'ora prima e come potete vedere è diventato già bello lavorabile. Se invece voi vi siete dimenticati di tirarlo fuori, in questo caso potete scaldarlo un po' nella friggitrice oppure sul fuoco lento a bagnomaria oppure nel microonde. Vedete voi un pochino come è meglio fare. Per scaldarlo nel microonde ovviamente 100 gradi, non di più. E poi che non andare a mescolare spesso e volentieri, Allora, per queste dose abbiamo bisogno di 50 g di burro di arachidi giustamente fatto in casa, 45 g di riso soffiato. Io in questo caso sto usando quello misto frutti di bosco perché ce l'ho da consumare, l'ho già messo qua nel contenitore. Riso soffiato bianco e rosa e frutti di bosco. Voi potete usare quello classico bianco. Mezzo cucchiaio di miele millefiori e poi per la decorazione, che questa decorazione si fa solo quando si andrà a mangiarlo, quindi il mattino dello spuntino lo andate a decorare e poi lo andate a mangiare. Quindi potete andarci mettere o la Nutella, che io sconsiglio ovviamente, non si può mangiare Nutella tutti i giorni, oppure la nocciolata, potete fare un giorno la nocciolata e l'altro giorno usiamo la nostra crema proteica. In questo caso questa è fondente senza latte. E serve soprattutto, cioè sono le vitamine utili per la memoria e le funzioni cognitive. Usiamo questa, tanto ce ne va giusto un filino sopra, non è che dobbiamo andare a mettere chissà quante. Quindi una volta potete fare la Nutella, una volta potete fare la confettura di Light, l'Aero o altre marche conosciute, l'altra volta potete fare la crema proteica che vi ho appena fatto vedere. Potete alternare in queste cose qua oppure mangiarlo così semplicemente senza nulla. Potete fare anche in questa maniera. Allora, ora andiamo a prendere. Ah, poi ci servirà uno stampo 18 centimetri perché comunque è una dose minima. Voglio vedere come vengono. Non ne faccio troppi. Una teglia di 17-18 centimetri. Più piccolina è, più alti vengono. Più grande è, più bassi otterremo il risultato delle nostre barrette. Ci servirà un cucchiaio, che adesso andiamo a procedere alla ricetta. Allora, ora andiamo a mettere dentro, dopo aver reso fluido il nostro burro di arachidi, lo andiamo a amalgamare insieme al miele. Quindi mettiamo il miele dentro il burro di arachidi. Poi da qua trasporteremo tutto dentro dove ci sono il nostro riso soffiato. Allora, trapassiamo tutto bene qua dentro, bene a modo, che ci vada tutto. Ecco qua. Ecco qui. Lo andiamo a amalgamare. Facciamo diventare una composizione unica con il nostro miele, ecco qua. Poi andiamo ad aggiungerlo al riso soffiato. Aggiungiamo tutto il nostro composto qua dentro. Ecco qua.
cerchiamo di tirare giù il più possibile, perché la dose precisa precisa che ci serve. In più siamo precisi, meglio è. In questo caso io mi aiuto con le mani. Vabbè, non si fa nei locali, ma a casa si può fare. Ecco qui. Ora mi vado a lavare le mani un attimo. Soprattutto il ditino che abbiamo immerso. Poi con un cucchiaio andiamo semplicemente ad amalgamare tutto. Ora vediamo se ci riusciamo. Che non è semplice perché il riso soffiato è abbastanza fetentone. Ora ci aiutiamo con un altro cucchiaino, così riusciamo ad andarlo ad amalgamare bene bene tutto insieme. Lavoratelo tutto, perché dei sapori devono andarsi a mischiare tutti insieme, se no non ha alcun senso. Vedete che sta venendo bene adesso? Ecco qua, sta proprio venendo bene, perfetto. Lo lavoriamo un altro pochino, eccolo, guardate com'è già tutto bello amalgamato, Ok, ora lo andiamo a mettere dentro la nostra teglietta. Prima la andiamo a spennellare con un pochino di staccateglie. Chi non ha lo staccateglie può usare un filino di olio leggero, non andiamo a mettere dell'altro burro. Io giusto perché questa qua senza niente non mi ricordo se si va a attaccare. Se usavo quelle altre ero sicura che potevano metterci nulla. Questa non vorrei che mi si va ad attaccare, quindi per prevenzione un filino ce lo andiamo a mettere. Poi potete mettere un goccino di olio, con la carta andate a sfregare. Ecco qua, meglio metterlo così siamo più tranquilli. Ovviamente chiuso lo staccateglie, anche lo staccateglie dovete tirarlo fuori almeno un 10 minuti. Adesso c'è caldo, quindi si può tirare fuori anche gli ultimi 10 minuti. Quando saremo d'inverno invece ci vorrà un pochino più tempo a farlo diventare morbido. Ora andiamo a livellare bene bene, vedete, schiacciamo con il dorso del cucchiaio cercando di non rigare la nostra teglietta, piano piano andiamo a livellarla delicatamente nel bordo in questo modo. Quando abbiamo fatto nel bordo facciamo un pochino in centro in questa maniera, vedete, ecco qua. Ora lo andiamo a passare un pochino in friggitrice a 160 gradi piano centrale e lo andiamo a fare un po' rassodare. Ora con il cucchiaino tiriamo giù i pezzi che si sono attaccati. Andiamo anche loro a mettere tutto livellato bene, mi raccomando, se no vengono chi alti chi bassi. Ecco qua, come potete vedere, poi facciamo in modo che siano tutti belli attaccati, che non vadano a volare. Ora facciamo diventare un po' croccante nella nostra friggitrice, quindi io lo vado a mettere piano centrale a 160 gradi sul ripiano metallico, poi per il tempo vi dico appena è pronto. Dopo 5 minuti a 160 abbassiamo a 130 gradi. Dopo 5 minuti a 160 e 3 minuti a 130 l'ho tirato fuori, vedete? Ora lo facciamo raffreddare. Quando si è intiepidito, raffreddato un po', torniamo qua. Eccoci qua, sono passati circa 10-15 minuti, non di più, e li abbiamo fatti raffreddare. Ora proviamo ad andarlo a scaravoltare e lo mettiamo sopra il nostro tagliere. Proviamo e vediamo se si staccano. Ecco, ecco qua che si sono staccati. Ora da girato andiamo a rompere a piccoli pezzettini. Andiamo a fare, come vedete si rompono già da soli,
dei piccoli pezzettini porzionali, quindi io lo dividerei in 8 parti e poi lo andiamo a mettere sopra il nostro piatto da portata. E queste sono le dosi, vedete, questo per uno spuntino con un frutto. E questi invece sono quelli che andremo a conservare in frigorifero per una settimana. E quando sarà ora di mangiarle, potete andare ad aggiungerci sopra qualcosina, marmellata, oppure un po' di quelle creme che vi ho detto prima. Questo lo chiudete, lo conservate in frigorifero entro 7 giorni. Questi invece andiamo a prendere la nostra crema proteica con un cucchiaino. Lo immergiamo al solo così. Ora vediamo come fare. E andiamo a decorare un po' sopra. Lo faccio in maniera molto semplice per non tirare fuori sac à poche, cose particolari. Per andare a dare una piccola decorazione uso il cucchiaino, però potresti usare anche una siringa senza l'ago e andate a fare questa cosa qui. Immergete, prendete su un po', ecco qua, e facciamo anche qua. Questa è la merenda di uno spuntino dopo attività fisica e l'ho andata a abbinare con un frutto. Eccoci qua, spero di essere stata esaudiente, come sempre ci provo, che sia una cosa che vi può piacere, per cambiare ogni tanto, per variare i nostri spuntini, per non annoiarci con la classica frutta. Soprattutto è indicato per chi fa attività fisica, chi non la fa, meglio di no. Detto questo, vi lascio scritto sotto la ricetta, lo step di cottura e vi lascio scritto i miei canali. Per qualsiasi cosa iscrivetevi e per qualsiasi cosa contattatemi, io appena un attimo di tempo rispondo sempre a tutti. Iscrivetevi al canale così non perdete tutte le ricette che io pubblico giornalmente, almeno una sicuro. E vi arriva la notifica sul vostro dispositivo che io ho pubblicato la ricetta, così non andate a perdere. Detto questo, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!